Buongiorno e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad una nuova puntata del nostro Prima TG che apriamo con l'evoluzione pandemica che preoccupa e non poco il governo Draghi e l'esecutivo. Dopo il DPCM varato che entrerà in vigore nella giornata del 6 di marzo, ha dato anche ai presidenti di regione la possibilità di chiudere le scuole anche in zona arancione e gialla, e si pensa praticamente già a nuove restrizioni. Tra le ipotesi, il coprifuoco anticipato ed ulteriori limiti alla mobilità. Intanto, in data odierna, il monitoraggio della cabina di regia con i nuovi cambi di colore per alcune regioni. Adesso l'obiettivo governativo è quello di individuare quanto prima i possibili nuovi focolai e isolare le zone ad alto rischio. Stop a spostamenti, chiusura delle scuole, bar, ristoranti, negozi, con la promessa di poter ottenere dei ristori immediati. Intanto, nella giornata di ieri, Nicola Zingaretti ha annunciato le sue dimissioni da segretario del Partito Democratico. Ha detto su Facebook: "Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel Partito Democratico da 20 giorni non si fa altro che parlare di poltrone e primarie." Bisogna incrementare i punti vaccinali con ogni possibilità. Queste le parole riportate da Sky del commissario all'emergenza Covid Francesco Figliuolo, intervenendo alla riunione con governo, enti locali e protezione civile per quanto riguarda naturalmente il piano vaccinale. Il commissario, si farà carico di aumentare quelli che sono i centri vaccinali e i rinforzi sanitari e organizzativi, tenendo conto che in arrivo in Italia una gran quantità di dosi di vaccini e che il problema riguarda il trasporto all'ultimo miglio legato poi alla gestione dei punti di somministrazione. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha esposto non solo i numeri della campagna vaccinale, ma ha ricordato anche quelle che sono state le 180.000 dosi somministrate ieri e la soglia dei 5 milioni di dosi che verrà raggiunta proprio nella giornata di venerdì. Alla riunione hanno partecipato non solo appunto Speranza e Figliuolo, il commissario straordinario, ma anche il ministro per gli affari regionali Maria Stella Gelmini, il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, il presidente dell'Associazione dei Comuni Antonio De Caro e il presidente dell'Unione delle Province Michele De Pascale. Nuovo bollettino Covid nazionale, il Ministero della Salute registra 22.865 nuovi positivi a fronte di 339.635 tamponi processati, con il tasso di incidenza che sale al 6,73%. I deceduti sono stati 339. Per quanto riguarda invece il numero di ricoveri, salgono sia i ricoveri ordinari con più 394, sia le terapie intensive con più 64. In terapia intensiva si segnalano anche 232 ingressi nelle ultime 24 ore. In Campania aumenta nuovamente la crescita del contagio, si fanno registrare 2.780 positivi su 23.988 tamponi. Il tasso sale di oltre un punto percentuale, si allontana dal 9,93 della giornata di mercoledì e arriva all'11,58. I deceduti sono stati 40. Aumentano le terapie intensive in regione, ce ne sono 140 di posti letti occupati a fronte dei 656 della regione, mentre invece per quanto riguarda la degenza ordinaria sono 1.357 i posti letto occupati. È partita anche la prenotazione dei vaccini per il personale dell'università e le forze dell'ordine, ed è possibile iscriversi sulla piattaforma Soresa. In Campania però, come si diceva, la situazione è tutt'altro che buona. Si è registrato, si legge in una nota dell'unità di crisi, un forte incremento dei positivi connesso soprattutto alla variante inglese. La regione ha disposto la realizzazione di tamponi di massa nei comuni dove ci sono stati il maggior numero di incrementi di positivi, tra quali Castellammare, Pompei e Torre Annunziata.
si è deciso di impegnare in un'azione straordinaria il TIGEM e l'ASL Napoli 1 per rendere quanto più puntuale e impeccabile possibile l'individuazione delle varianti. È un lavoro indispensabile a fronte di una crescita dei contagi che rende praticamente inevitabile, scrive l'unità di crisi, la zona rossa in Campania. È stato dato inoltre l'obiettivo di concludere nel giro di una settimana la vaccinazione del personale scolastico. A Napoli è stata segnalata una donna per aggressioni ai danni di un'infermiera all'ospedale Santo Bono della città. Sono intervenuti gli agenti dell'ufficio prevenzione generale su ordine della centrale operativa. Secondo quanto ricostruito con i testimoni, una donna poco prima aveva accompagnato la figlia per una visita e dopo essere stata accolta ed invitata ad attendere il proprio turno ha iniziato a protestare per poi aggredire appunto fisicamente e colpire la vittima. La donna, una 33enne napoletana, è stata denunciata per minacce e lesioni. Ora il capitolo scuole, ne ha parlato il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, ha detto: In questo periodo le scuole non sono mai state chiuse, c'è bisogno però di aggiungere e di fare dei percorsi specifici per i singoli fino al prossimo 30 di giugno. Si tornerà comunque a scuola ragionando su quello che è avvenuto, non bisogna però cancellare il passato e quindi tenere in considerazione quello che è stato il lascito, l'eredità della didattica a distanza. Capisco quella che è la valenza che può avere questa tipologia di didattica, ma la scuola è una scuola che si fa in presenza. In questo anno difficile gli insegnanti hanno lavorato in situazioni complesse, va questo loro riconosciuto, e quindi quando si tornerà ad una normalità con una didattica in presenza non bisogna dimenticare quanto avvenuto in questo periodo, facendo tesoro appunto delle esperienze, allargando le nostre capacità e tenendo conto di una visione d'insieme del percorso dell'educazione. Sicuramente superata l'idea di fare la lezione da soli davanti al computer, però adesso, sapendo che è possibile mettere in collegamento ragazzi lontani tra di loro, che possa essere anche utilizzato in futuro. L'EMA ha avviato la valutazione del vaccino russo Sputnik. Nel comunicato l'agenzia ha fatto sapere che è stata presentata domanda all'Unione Europea dalla filiale tedesca del gruppo farmaceutico russo R-Pharm. La decisione di avviare queste indagini si basa sui risultati degli studi di laboratorio e i test clinici condotti sugli adulti. La revisione proseguirà fino a quando non ci saranno prove sufficienti per appunto autorizzarne l'ingresso in commercio. L'EMA non è in grado di prevedere quelle che sono le tempistiche generali, ma si dovrebbe richiedere meno tempo di una normale procedura a causa del lavoro che è stato svolto nella revisione progressiva. Sarà poi l'ente a comunicare quando è stata presentata la domanda per la messa in commercio del vaccino. Inoltre, l'Italia è il primo paese dell'Unione a rifiutare l'export delle dosi dei vaccini AstraZeneca. Infatti, venerdì le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la decisione di bloccare quello che è l'export di una partita di vaccini della casa farmaceutica in Australia. Ci spostiamo ora a Caserta. Continua anche nel territorio locale la salita dei positivi con il bollettino diramato come sempre dall'ASL di Terra di Lavoro, e nella giornata del 4 marzo sono 367 i nuovi positivi, cui si aggiungono 157 guariti e 6 deceduti. I test processati sono stati 2.482 per un tasso di incidenza che sfiora il 15 e si ferma al 14,7%. Nel saldo complessivo c'è un aumento di 204 nuovi positivi su tutto il territorio. Caserta, città, supera ampiamente i 400 contagiati, fa registrare 435 casi attivi, seguita da Maddaloni con 309 e da Aversa con 235. Proprio a Caserta, sabato 6 marzo alle 15, si svolgerà online il laboratorio sugli orti urbani, la prima iniziativa al seguito dell'approvazione e della proroga dei termini della scadenza delle attività del progetto del Forum dei Giovani di Caserta, Giovani Insieme, finanziato nell'ambito del programma Giovani in Comune, promosso dalla Regione Campania e cofinanziato dal Comune di Caserta. La nuova scadenza è stata fissata al prossimo
30 di aprile. Il presidente del forum di Caserta, Cristiano Masetto, ha detto: siamo molto contenti di poter riprendere queste attività dopo lo stop causato dalle misure anti-Covid che ci ha costretto a riorganizzare le attività. Ringrazio la disponibilità e il supporto del sindaco Carlo Marino e dell'assessore Adele Vairo. Il progetto riprenderà in questo weekend e speriamo di continuare a registrare la partecipazione già registrata in precedenza. Sul punto si è espressa anche l'assessore Vairo, ha detto che questa progettualità è molto importante perché promuove quello che è il valore della cittadinanza attiva e lo fa nel tempo del Covid, in cui il mondo virtuale dei social è un'esigenza primaria per la partecipazione civile e sociale al contesto delle nuove generazioni. È fondamentale sostenerne il valore etico e culturale per mettere i giovani al centro del territorio. Chiudiamo con il calcio. La delusione per il 3-3 contro il Sassuolo e la rincorsa Champions complicata rendono questi giorni per il Napoli di Gattuso particolarmente delicati, con il tecnico che comunque, come di consueto, pretende il massimo in allenamento. E sul punto non è stato gradito l'approccio di Mario Rui, che è rimasto mercoledì in panchina ed è stato mandato sotto la doccia anzitempo. Non è la prima volta che vengono presi questi provvedimenti dal tecnico napoletano. Lo stesso Mario Rui, insieme a Ghoulam, fu spedito in tribuna alla vigilia della partita contro il Bologna al Dall'Ara per lo scarso impegno durante la rifinitura. Stesso trattamento riservato a Irving Lozano, al messicano. Capitò nella preparazione nella finale di Coppa Italia contro la Juventus, un episodio che è stato chiarito ed archiviato, ma insomma è stato confermato, qualora ce ne fosse il bisogno, che con il tecnico calabrese c'è poco da scherzare. E con il calcio chiudiamo questa edizione del Prima TG. Io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento all'edizione serale delle ore 21. Nuovamente grazie e arrivederci.